Ciao a tutti, bentornati con un nuovo video. Sono passati parecchi mesi dall'ultimo video, che mi sa che era un video dei finiti di qualche mese fa. E in questi mesi sono stata un po' impegnata con il lavoro, non riuscivo a combaciare i turni di lavoro con il tempo libero e con il blog, perché ho preso in mano anche blog che aveva aperto, ma poi aveva abbandonato anche quello per motivi di impegni. E oggi torno e spero di riuscire a registrarvi più video possibili, perché ho in mente tante idee e spero di riuscire a portarle a termine tutte. Provo ad avvicinarmi un po' perché l'inquadratura mi sa che è lontana, così dovrebbe essere. E oggi vi faccio un video haul del pacchetto che ho ricevuto ieri mattina dal sito Raperonzolo. Questo è il pacchetto. Vi lascerò poi giù nell'info box il link al sito dal quale ho ordinato. Raperonzolo è un sito che vende prodotti per capelli. È un sito italiano, spedisce da Catania, se non ricordo male. Vediamo se lo dice. No, non me lo dice, però mi pare che spedisca da Catania o da Catania. Mi piace molto come sito. Ringrazio anche la mia amica Marta, Bellezza in Fiore, che sicuramente conoscerete. Vi lascio giù nell'info box il link al suo canale se non la conoscete. Perché mi ha consigliato lei le erbette da prendere. Ho preso quasi tutte erbette riflessanti ed enè, perché voglio iniziare a fare i riflessi sul rosso e vediamo un po' che cosa ho preso. Allora, ho preso l'enè Mehandi, questo qua della marca Esche, pagato, vi dico anche i prezzi perché ho qua la fattura. Tanto sono solo quattro cose. Mehandi 2,99 euro, sono 100 grammi. Questo qua. Poi ho preso il sandalo di Phytophilos della linea I Semplici, sono 50 grammi e l'ho pagato 4,80 euro. E sempre dalla linea I Semplici di Phytophilos la Robbia, che l'ho pagata 5 euro e questo sono 75 grammi. E per ultima cosa ho ripreso, perché l'avevo quasi terminata, quindi ho dovuto riprenderla, visto che dovevo fare l'ordine sul sito. Ho preso anche il Gassul, questa volta ho preso quello di Tianatura, perché quello che ho quasi terminato è quello delle erbe di Janus. E questo sono ben 350 grammi e l'ho pagato 5,99 euro. Il Gassul è un'argilla saponifera, serve per lavare i capelli, per lavare il viso e anche come maschera per il viso. Io lo uso in tutti i modi e mi piace in tutti i modi. L'ultima volta l'ho usato anche come detergente viso, si può usare anche come detergente per il corpo. Applicare sui capelli, massaggiare, può essere utilizzata per la pulizia del viso e del corpo, rimuove impurità e punti neri, lasciando la pelle liscia e lievitata. È assolutamente vero. Infatti, l'ultima volta l'ho usata per lavare il viso e mi è piaciuta tantissimo perché non irrita neanche il viso. E basta. Poi, come prodotti, non ho preso altro. Mi hanno inviato due campioncini che non avevo mai provato. I cristalli liquidi di Giada che contengono, vediamo se, olio di semilino, olio di mandorle dolci, vitis, penso che sia vinaccioli, profumo, tocoferolo, pantenolo e argan. Questo qua. E lo shampoo per capelli grassi con forfora purificante di Rasayana. Spero che si dica così. Una nuova linea che hanno appena portato e questo è l'inci dallo shampoo, se si vede, non so se si vede, e basta.
non ho preso altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un like. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e io vi saluto e vi vedo alla prossima. Ciao!